Nuova edizione del nostro videogiornale, le principali notizie di oggi. Trissino incidente stradale, tra i feriti un bambino di 2 anni fuori pericolo ma monitorato. Scontro tra due auto alle 14:30 sulla strada tra Valle dell'Agno e del Chiampo, con due giovani conducenti che hanno riportato qualche graffio. Apprensione per un piccolo di 24 mesi che per cause da accertare ha sbattuto la testa all'interno dell'abitacolo procurandogli un taglio vistoso. Per precauzione è stato trasferito al San Bortoli in pediatria. Vicenza, nel weekend il centro si colora con la mostra Mercato del Florovivaismo. L'appuntamento in Piazza dei Signori venerdì 3, sabato 4, domenica 5 settembre dalle 9 alle 21 con i prodotti di aziende provenienti da tutta Italia. L'evento è promosso dall'associazione Il Tritone in collaborazione con l'assessorato al turismo del comune. Tiene scatti liberi per i monumenti della città. Il comune aderisce al progetto di Wikimedia Italia. Anche Tiene aderisce a Wikiloves Monument e concede l'autorizzazione a produrre immagini senza copyright delle proprie opere e dei propri luoghi simbolo. L'iniziativa punta a coinvolgere i cittadini nel documentare il patrimonio culturale del territorio, realizzando fotografie che potranno essere condivise liberamente su Wikipedia. Marano Vicentino, foglio di via da Marano per il 22enne violento arrestato 4 giorni fa a Magrè. Recidivo, il nome di Brian Amato De Servis torna ancora alle cronache dopo che ieri la questura di Vicenza ha emesso il provvedimento che impedisce al ragazzo di valicare i confini del comune Alto Vicentino. Il malvivente che vive a Magrè di Schio lo scorso 14 agosto mandò in ospedale il gestore di una birreria dopo aver danneggiato auto in sosta e serramenti. Veneto, cambiamenti climatici col diretti territorio fragile per la cementificazione. Notti tropicali, bombe d'acqua, gli ultimi dati diffusi da ARPAB mettono in evidenza gli effetti catastrofici dell'attività umana sul clima del pianeta. Per il presidente provinciale Cerantola occorre porre in atto con urgenza delle contromisure efficaci a partire dalla riduzione del consumo di suolo agricolo, promuovendo il riuso delle strutture edificate in abbandono. Vicenza, musica, spettacoli, arte e artigianato. Arriva il Fuori Fiera di Vicenza Oro. In programma da venerdì 10 a lunedì 13 settembre in centro storico, la manifestazione dedicata al tema del viaggio si presenta con un'ampia e interessante offerta artistica, culturale e di intrattenimento attraverso arte figurative, circensi, eventi musicali, cultura, food and wine, artigianato d'eccellenza e impresa. Tra i grandi nomi in città per l'occasione, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Madame e San Giovanni. Sant'Orso, vertici, sanitari di ULS e Regione incontrano i sindaci del distretto, tornerà l'emodinamica H24. Lunedì sono stati toccati temi salienti nella conferenza dei sindaci della zona Alto Vicentina, dalla carenza cronica di personale medico a Sant'Orso alla distribuzione del peso delle ospedalizzazioni da Covid, dalla ripresa delle attività nelle sale operatorie fino alla crisi nelle medicine di gruppo e difficoltà incontrate dalle case di riposo della zona. Apriamo la pagina dell'Eco Nazionale, politica, Covid, Draghi, sia obbligo vaccinale a terza dose, Green Pass verso l'estensione. E questa è la linea del governo tracciata da Draghi in conferenza stampa in vista della ripartenza delle attività nelle prossime settimane, ad iniziare dalla scuola, per annunciare i prossimi passi nella lotta all'epidemia. Legge antiaborto in Texas, l'ira di Biden viola i diritti delle donne. La legge antiaborto del Texas scatena la polemica e la rabbia del presidente Biden. Il cosiddetto Heartbeat Act consente ad ogni cittadino di denunciare in tribunale i medici che praticano l'aborto dopo 6 settimane, di fatto impedendo loro di operare le interruzioni di gravidanza e di fatto aggirando il diritto all'aborto sancito dalla sentenza della Corte Suprema 1973. Torniamo alla politica, Green Pass obbligatorio, la Lega vota contro, Letta precisa, va esteso. Nel giorno in cui l'Italia diventa obbligatorio il Green Pass per scuole, treni, aerei, autobus a lunga percorrenza, Lega
PD, ex Movimento 5 Stelle, hanno votato in commissione alla Camera diversi emendamenti all'ultimo decreto legge Covid contro l'obbligo di Green Pass. Sport europei di pallavolo, l'Ital Volley femminile strapazza la Russia, vola in semifinale. Le ragazze della pallavolo italiana hanno archiviato in fretta la delusione olimpica, travolte dalla Serbia nei quarti di finale di Tokyo 2020. A Belgrado, infatti, l'Ital Volley batte 3-0 la Russia e vola alle semifinali degli europei. Con questo è veramente tutto, a risentirci.